2023, l'ennesimo anno maledetto dei femminicidi, un tragico e insopportabile calendario sul quale sono segnati in rosso i nomi di quelle donne uccise per mano di quello che assolutamente non era il bravo ragazzo di turno. Poi il dato ancora più inquietante. Il corpo di Giulia Cecchettina è stato ritrovato in un canalone nei pressi di Barcis, in provincia di Pordenone. Giulia Cecchettin è l'ultimo tassello di un'assurda violenza che da inizio anno ha riguardato donne al di sotto dei 30 anni. Una ragazza di 21 anni è stata trovata coltellata a morte. L'omicidio di Michelle Causo. Sono tre le donne uccise nelle ultime 24 ore. Il corpo di Yana Malaikola. Giulia Cecchettin è morta. Filippo Turetta e gli altri giovani assassini, ex mariti, ex fidanzati, poco importa. Spesso è l'efferatezza di alcuni gesti che va oltre ogni immaginazione. Profondo dolore e rabbia per il delitto di Senago. Neppure al settimo mese di gravidanza è bastato a salvare, ad esempio, Giulia Tramontano, 29 anni, uccisa brutalmente dal fidanzato. Violenza sulle donne, un retaggio maschilista, anche forse legato a visioni arcaiche di un tempo che fu fatto di nozze riparatrici e delitti d'onore, aboliti a livello penale solamente nel 1981. Uomini che di strada ne devono fare ancora tanta per iniziare a pensare prima ancora di agire in maniera diversa e dichiarare il proprio amore che invece amore non è.